E poi un altro nome importante a livello internazionale, allenato dal nostro Claudio Licciardello, Yupuna Beikun dello Sri Lanka, che oggi si cimenta nella specialità dei 200 metri. In corsia 4 Marco Ricci, anche lui allenato Lani in 200. Non lo so, sinceramente sono molto curioso, è un atleta anche molto veloce perché ha 10,50 e qualcosa sui 100 metri, quindi è in grado di poter correre molto molto bene anche i 200 metri. Sono molto curioso, abbiamo anche nel passato recente visto saltatori poi passare alla velocità, perché Marcel correva i 200 in 21 basso quando saltava 8 metri e poi è passato a fare 9,80 sui 100 metri. Insomma, una scommessa vinta da quel punto di vista. Direi, e poi sì, atleti di rango internazionale, Yupuna Beikun e Jeremy Azu. Azu terzo nei 100 metri lo scorso anno a Monaco agli europei, quindi una gara di assoluto rilievo. E anche Marco Ricci molto interessante, Francesco Liera capace di pennellare delle ottime curve. E godiamoci questa gara. Partiti molto bene Azu i primi metri, molto bene anche Ricci e bravo bene anche Furlani. Bene Furlani, molto forte. Vediamo l'uscita della Kun, Azu, Ricci, Furlani. Furlani ancora Beikun, molto bene Beikun, cede Azu, bene Ricci a Beikun, 20,61, Ricci non molto lontano. Sì, probabilmente al di sotto dei 21. Lunga, ricordiamo lui che insomma è molto vicino ai 10 netti sui 100 metri. No, lui è sceso sotto. Scusami. Direi forse Azu la sorpresa un po' in negativo rispetto alle aspettative, perché è un atleta di veramente grande talento, l'abbiamo visto correre molto molto forte e la scorsa estate. Azu, Ricci, Furlani. Furlani. Ancora Beikun, molto bene Beikun, cede Azu, bene Ricci. A Beikun molto al di sotto dei 21 secondi, 21,08 per Francesco Libera, 21,12 molto bravo molto Mattia Furlani, 21,18 per Jeremy Azu, Gran Pellegrini di Malta, record personale 21,49, 22,14 per Claudio Facchielli, quindi molto molto bene Marco Ricci, bravo